della spesa pubblica. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta del 21 settembre 2016. Avverto che sono state presentate le mozioni Marchi, Tancredi, Librandi, Tabacci, Di Gioia ed altri numero 1.1369, Alberto Giorgetti ed altri numero 1.1370, Rampelli ed altri numero 1.1371, che vertendo su materia analoga a quella trattata dalle mozioni all'ordine del giorno verranno svolte congiuntamente. I relativi testi sono in distribuzione. Allora dichiaro aperta la discussione sulle linee generali ed è iscritto a parlare il deputato Francesco Cariello che illustrerà la sua mozione, la 1.1347. Prego, deputato. Deputato Cariello, prego. Sì, grazie Presidente. Non si accendeva il microfono. Allora, chiedo veramente l'attenzione perché questa credo sia l'unica occasione in cui il Parlamento ha la possibilità di discutere. Colleghi, per favore, in tema di spending review. Un po' più di attenzione, grazie. Sì, perché guardi Presidente, la spending review ormai è diventata unico e solo appannaggio del governo, senza nemmeno la possibilità di poter interagire con i vari commissari che si sono susseguiti. Anzi, troviamo anche un ministero che risponde addirittura agli articoli di giornale. Se un cittadino dovesse andare sul sito del Ministero dell'Economia, vede che in tema di spending review trova una nota del ministro Padoan in risposta a Paolo Mieli del Corriere della Sera. Quindi mi chiedo, Presidente, se la sua figura come Presidente della Camera, in qualità di unico organo, unico insieme al Senato, controllore della spesa pubblica, possa accettare un trattamento di questo tipo. Noi chiediamo con la nostra mozione, semplicemente, che in tema di spending review si venga a riferire con dei rapporti formali su quello che è l'andamento e il percorso di revisione della spesa che i vari commissari hanno messo in atto e sul monitoraggio continuo che questa spending review, a volte utilizzata come foriera di miliardi per poter coprire delle spese, altre come nelle ultime occasioni da parte del ministro Padoan, dove si dice non c'è più nulla da tagliare, abbiamo già fatto abbastanza. Quindi non si capisce mai quant'è il margine o la reale portata di questa spending review. Quando si instaura un commissario ci sono degli obiettivi ambiziosi, si parla di decine di miliardi di euro recuperabili. Quando poi quel commissario va via, o perché non più inviso alla Presidenza del Consiglio, o non può più traguardare quegli obiettivi che aveva imposto, allora si dice no, si è già fatto abbastanza, non si può più tagliare. Ma anche se noi non amiamo questa parola in termini pratici, perché spending review alla lettera non è solo taglia alla spesa pubblica. Fare spending review dovrebbe essere un processo di revisione continuo che il Parlamento dovrebbe mettere in pratica in maniera continua, appunto, senza fornire degli obiettivi e dei traguardi di meri tagli ai ministeri, perché poi questo è il risultato delle varie tornate di diversi commissari. Ma vorrei usare veramente quanto più possibile questa discussione sulla spending review, magari ridurrò il tema in fase di dichiarazione di voto, ma auspico, Presidente, veramente una partecipazione piena da parte dell'Aula e che non sia una discussione mera e finalizzata solo alla valutazione di una mozione, ma che ci si confronti realmente sui temi della spending review
attuati o non attuati dal governo. Chiariamo subito un aspetto: la crisi dei nostri giorni ha origini che a nostro avviso sono puramente finanziari e di governance economica, mentre la spesa pubblica, quella incontrollata, quella inefficiente e gli sprechi appunto, non sono da addebitarsi all'origine di quella crisi, sono senz'altro per noi degli elementi da combattere, da rivedere attraverso un processo parlamentare, ma non sono sicuramente l'origine di questa crisi economica. Quindi il processo di revisione della spesa per noi è fondamentale riportarlo nel pieno controllo del Parlamento. Non si esce dalla stagnazione economica senza un reale processo di revisione della spesa. La nostra posizione è di combattere la crisi generando sviluppo e promuovendo investimenti pubblici soprattutto e privati, ma con un continuo percorso di revisione della spesa pubblica, perché per noi la qualità della spesa è fondamentale più che la quantità della spesa pubblica. Fare spending review significa attivare un processo per cui la spesa pubblica inutile ed inefficiente sia tagliata e rimodulata quella che invece risulta efficiente e fornisce dei servizi concreti al cittadino. Ma l'obiettivo della spending review deve essere quello di trasferire i risultati ottenuti alla riduzione della pressione fiscale, perché il cittadino deve poter toccare con mano gli esiti di una spending review attraverso una riduzione della pressione fiscale, che ricordiamo, il dato della Corte dei Conti al 2015 rileva una pressione fiscale pari ancora a oltre il 43%, cioè 4 punti oltre la media dell'Unione Europea. Mentre il governo che fa? Decide di rinviare la riduzione dell'IRPEF al 2018, quando invece nel DEF ci sono miliardi pari a 25 miliardi di euro appunto di riduzione della spesa pubblica, annunciati, promossi, non si sa quanto reali siano, ma se ci sono dei risultati da parte della spending review, riteniamo che il primo passaggio debba essere quello di trasferire questi risparmi immediatamente nelle tasche dei cittadini, cioè riducendo la pressione fiscale. Lo dice anche il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti, che afferma che le priorità contingenti imposte dalla crisi globale hanno contribuito a modificare la portata della spending review, ricondotta al mero compito, ma non unico, di ridurre i livelli della spesa pubblica, anche ponendo in subordine gli effetti distorsivi associati a tagli di spesa poco selettivi. Questo lo dice la Corte dei Conti. Effetti che nel caso italiano hanno principalmente riguardato la qualità dei servizi pubblici e l'azione di sostegno alla crescita economica, entrambi sacrificati agli obiettivi di bilancio pubblico. Quindi riteniamo che attraverso il processo dei soli tagli che ha saputo effettuare questo governo, così come i due precedenti che noi in questa legislatura abbiamo avuto modo di controllare, hanno mirato il processo della spending review alla sola riduzione delle dotazioni di ministeri o servizi ai cittadini o agli enti pubblici locali, e quindi i quali si sono poi trovati a dover ridurre a loro volta servizi relativi alle scuole, servizi relativi al trasporto pubblico e servizi sanitari come le regioni. Il governo ha in particolare una colpa, a nostro avviso, quello di aver tenuto chiusa la spending review all'interno di un dibattito interno ai rapporti tra i vari ministeri. Mai si è sentito coinvolgere le commissioni competenti, il Parlamento. A inizio di questo mese
c'è stato un ampio dibattito, sempre sui giornali, tra l'attuale commissario alla Spending Review, Joram Gultgeld, e il suo socio, diciamo, in tema di Spending Review, Perotti, che poi ha deciso di dimettersi e di non aiutarlo più nel percorso di Spending Review. Questo confronto molto acceso si è visto, si è letto sui giornali, ma mai un passaggio parlamentare. Ancora una volta il Parlamento relegato a mero esecutore di decisioni prese presso Palazzo Chigi. La nostra posizione è chiarissima. Noi siamo per una spesa pubblica efficiente. Non è strettamente necessario tagliare per fare spending review. L'eliminazione degli sprechi è giusta, se si tratta appunto di sprechi. Ma se parliamo di servizi essenziali per i cittadini, svolti in maniera inefficiente, bisogna adoperarsi per migliorarli, anche mantenendo lo stesso livello di spesa. A volte anche un potenziamento ci vorrebbe, ma con il solo obiettivo di rendere efficiente l'uso del denaro pubblico. Nel novembre 2013 c'è stato un confronto con l'allora commissario Cottarelli, dove abbiamo fornito i nostri elementi in tema di spending review, e anche in quella sede abbiamo espresso analogamente questo concetto, che oggi è ritornato attuale a distanza di 3 anni. Ricordiamo che Cottarelli aveva fatto un piano, in quel caso rivisto e a cui è seguito comunque un atto di indirizzo della commissione competente, che forniva appunto gli obiettivi al commissario. E in quella sede, in 3 anni, i 3 anni scadono appunto nel 2016, si parlava di un percorso che avrebbe portato all'efficientamento della spesa pubblica e alla contestuale riduzione della spesa dell'ordine di 32 miliardi. Ad oggi, anche stando ai dati che lo stesso governo include nel DEF, questi valori non sono assolutamente rispettati. Oggi discutiamo appunto la nostra mozione in tema di spending review, con la quale l'unico obiettivo è quello di puntualizzare, di riportare il ruolo centrale del Parlamento. Ricordiamo che c'è stata una norma che ha definito la nascita del commissario alla spending review nel 2013. E questa norma conferiva appunto un incarico al commissario, ma questo commissario deve poter agire in ambito di obiettivi decisi da tutte le forze politiche. Quindi il tema principale che poniamo con la nostra mozione è quello di riportare la definizione dell'operare di questi commissari all'interno delle commissioni competenti. Il programma di lavoro del commissario fu trasmesso all'epoca di Cottarelli alle Camere a novembre 2013. Su di esso la Commissione Bilancio si è espressa con una risoluzione e a me piacerebbe rivedere anche i punti di quella risoluzione. Punti fondamentali che oggi puntualmente sono stati disattesi. Quindi ci chiediamo, l'attuale commissario si sta muovendo nell'ambito degli stessi obiettivi? Si sta muovendo nell'ambito di quell'indirizzo politico o ha assunto ormai una libertà d'azione a tutto tondo? Chi lo controlla? Chi decide se il suo operato, le sue relazioni rispondono a quegli obiettivi che il Parlamento ha definito? Quindi chiediamo semplicemente che si presenti un rapporto e che lo si discuta prima dell'inizio della sessione di bilancio. In quella risoluzione era scritto a chiare lettere che entro il 30 settembre di ogni anno il commissario alla Spending Review deve fornire una relazione al Parlamento. Ad oggi questa relazione a noi ci manca. Quindi chiediamo fermamente che questo sia effettuato nel più breve tempo possibile, prima ancora che si inizi a discutere in tema di sessione di bilancio.
È necessario, a nostro avviso, in seguito a quella relazione, avviare un serio confronto tra le forze politiche affinché il processo di revisione della spesa pubblica esca dagli schemi di centralizzazione o di obiettivi singoli ai vari ministeri, o entri in quel gioco forza degli equilibri all'interno del governo, perché, diciamocelo chiaramente, questi tagli poi alla fine vengono decisi in funzione della forza dei vari ministeri nell'imporre o meno determinati piani o tagli. E quindi vogliamo svincolare il processo di spending review da queste logiche tutte interne ai partiti e ai partiti che partecipano al governo. E vogliamo che anche le forze di opposizione diano il loro contributo, perché non volete nasconderlo, o comunque è evidente a tutti quanto il Movimento 5 Stelle ha apportato in tema di proposte sulla eliminazione di sprechi ed eliminazione di quelle sacche di interesse che esistono nel nostro Paese. Lo facciamo tutti gli anni in sessione di bilancio, ma in ogni singolo provvedimento. Dopo avrò anche la possibilità di elencarne alcune, in modo tale da farvi toccare con mano il contributo da una forza di opposizione che a volte viene tacciata di dire sempre no, ma in realtà il nostro contributo c'è, è effettivo e rimane in tutti gli atti parlamentari. Ma veniamo al DEF e a quella famosa risoluzione che la Commissione Bilancio aveva imposto al Governo. In quella risoluzione si diceva, in tema di numeri, di dati da includere nel DEF, di distinguere quella che è la spending review tra spending review fatta in tema di tagli e spending review fatta in tema di eliminazione delle inefficienze. Questo dato puntualmente nel DEF non è mai entrato in questi termini, cioè non si è mai visto un dato distinto di quelli che sono stati i risultati raggiunti dal governo o programmati in termini di spending review per tagli e inefficienze, perché noi saremmo veramente curiosi di capire dove ci sono le inefficienze e di aiutare anche il processo di revisione in quel settore. Ho escluso gli sprechi perché ovviamente a nostro avviso lì dove viene identificato uno spreco non ci sarà proprio la possibilità di discutere. Nel momento in cui si identifica uno spreco bisogna tagliarlo, punto. Per noi questa è l'unica azione da fare. Vedo una grande partecipazione anche da parte di tutto il Parlamento e questo veramente mi conforta. Spero di avere lo stesso confronto con le altre mozioni che leggerò in fase di discussione. Bene, il DEF, parliamo del DEF 2016 perché è importante definire poi quelli che furono gli obiettivi programmati per il 2016 e valutare quanto di questi obiettivi si concretizzeranno nella manovra e nella sessione di bilancio che a breve il governo varerà. Si parlava, cioè la sola legge di stabilità parlava in termini programmatici di un recupero nel corso del prossimo triennio di circa 25 miliardi di euro in media. Bene, ci chiediamo se questi sono i numeri, che bisogno ci sia di andare a reclamare flessibilità in Europa. Abbiamo tutti i numeri per poter sia disinnescare le clausole di salvaguardia che di attivare quelle misure necessarie soprattutto alla povertà o alle piccole e medie imprese o alla riduzione fiscale, che è l'unico elemento chiave che dovrebbe avere come obiettivo la spending review. E quindi ci aspettiamo appunto in questa relazione, che spero arriverà entro fine mese da parte del governo, che siano chiariti realmente i risultati raggiunti ad oggi con un dato reale, inequivocabile, e soprattutto i nuovi obiettivi di spending review, con l'auspicio che il commissario alla spending review venga anche in audizione durante la discussione della nota di aggiornamento al DEF in commissione, perché questo a nostro avviso è l'unico
l'unica occasione che abbiamo per parlare in questi termini. Poi vorrei effettivamente puntualizzare quelli che sono le proposte e gli spunti che il Movimento 5 Stelle ha fornito nel corso degli ultimi anni della legislatura, in cui ci siamo spesi veramente a rintracciare quelle che sono gli sprechi più evidenti. Per noi, e questi sono risultati raggiunti in maniera evidente, in maniera oggettiva, portiamo uno su tutti la eliminazione di quelli che sono gli sprechi legati all'uso degli affitti, dei locali del Parlamento. Quella è stata una mossa da noi auspicata, che ha portato 32 milioni di euro in meno tra le spese di tutto il Parlamento. Poi vogliamo parlare anche della nostra proposta di legge in tema di indennità parlamentari. Il confronto con le altre istituzioni europee ci porta a dire che siamo comunque un Parlamento che è oltre i limiti e la media di tutti i Parlamenti nazionali, e quindi in questo esiste una nostra proposta di legge che aspettiamo che venga effettivamente discussa, ma affinché noi dessimo il buon esempio abbiamo anche fornito la possibilità a tutti di poter restituire le parte delle indennità, come già noi facciamo, che ha prodotto più di 10 milioni di euro già in tema di restituzioni. Per non parlare anche del rifiuto, della rinuncia al rimborso elettorale, che ha portato a ritornare nel bilancio dello Stato oltre 42 milioni di euro, pari a quelli che sono stati il concorso alla finanza pubblica, incluso nei decreti, di tre istituzioni, quali Parlamento, quello della Presidenza della Repubblica, che ha contribuito nel corso della finanziaria 2016 a circa 50 milioni. Quindi ritengo che il nostro contributo sia paragonabile almeno alle più grandi istituzioni del nostro Paese. Poi vorrei anche parlare in tema di partecipate. Abbiamo contribuito notevolmente anche con delle proposte, perché il Governo ha sbandierato un taglio alle società partecipate, ma solo in tema di discussione di una legge delega, quella sulla riforma della PA, ma che in realtà non ha prodotto veramente solo discussione, solo dibattito o solo articoli di giornali, ma nulla di pratico da poter conteggiare. Il Presidente del Consiglio si è addirittura riservato in sede di quella legge ampi margini di discrezionalità per salvare poi aziende pubbliche che potrebbero stare a cuore alla Presidenza del Consiglio. Il decreto, appunto, che si è discusso nelle commissioni avrebbe potuto produrre veramente una eliminazione di sprechi e poltrone dalle imprese partecipate, ma in realtà non ha consentito di perseguire in modo forte quella eliminazione di duplicati di partecipate che esistono e che arrecano danno erariale nel nostro Paese. In quel provvedimento abbiamo denunciato più volte il fatto che si ridimensiona notevolmente il ruolo della Corte dei Conti, che sappiamo benissimo ora d'ora in poi potrà agire solo a fronte di un danno patrimoniale diretto arrecato all'ente partecipante, mentre l'azione di responsabilità contro gli amministratori viene lasciata di norma al capo dell'ente azionista, cioè siamo al nominato che viene perseguito da chi lo ha messo su quella poltrona. Quindi riteniamo veramente un insuccesso il percorso di riforma delle partecipate adottato dal Governo, mentre il nostro contributo in tema di partecipate era notevole. Abbiamo creduto fermamente in quello che il commissario Cottarelli aveva identificato come uno dei più grandi temi per
per affrontare la spending review, cioè quello della razionalizzazione delle partecipate. Noi ci crediamo ancora in questo, auspichiamo che realmente in tutti gli enti locali si faccia una concreta pulizia delle partecipate, perché per noi è fondamentale la funzione pubblica, dobbiamo assicurare e centralizzare il servizio pubblico. Una su tutte, la battaglia sull'acqua, che per noi è fondamentale in risposta ad un referendum che ha fermamente voluto che la gestione del servizio idrico sia sempre e rimanga all'interno delle istituzioni pubbliche. Invece questo governo apre sempre di più ai privati, che per noi è foriero senz'altro di interessi e quindi di sprechi. Poi cito anche riforme e proposte in tema di governance del servizio pubblico della televisione pubblica. Ricordo a tutti che il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta per impedire proprio gli stipendi d'oro dei dirigenti della TV di Stato, un tema che è stato molto dibattuto e discusso prima della pausa estiva e che ha visto l'indignazione da parte di tutto il mondo politico, ma quell'emendamento era una proposta del Movimento 5 Stelle che, se fosse passata all'epoca, avrebbe effettivamente bloccato gli stipendi dei dirigenti RAI a 240.000 euro, ma fu bocciato all'epoca della maggioranza, per poi vedersi reintrodotto in una qualche maniera nella discussione sulla legge per l'editoria e quindi con il nostro anche contributo molto importante. Poi volevo anche citare una delle voci che il commissario Perotti aveva suggerito, che magari era una di quelle proposte che il governo invece non ha visto di buon occhio, cioè quello della rivisitazione di tutto il processo dei vitalizi parlamentari, perché lì ci sono, nel nostro Paese sussistono ancora oltre 5.800 vitalizi, di cui 3.400 e più solo in ambito di consiglieri regionali. Bene, le assemblee regionali furono individuate come e continuano a essere viste come il vero e proprio buco nero della nostra spesa pubblica. Fu imposto un tetto, ma anche in quel caso poi la riduzione del compenso lordo non ha fatto altro che rivedere soltanto il totale lordo, ma in realtà, rivedendo anche la tassazione, si è giunti ad una paga netta che è rimasta pressoché identica, perché è stato ridotto la parte di indennità soggetta a tassazione, mentre si sono aumentati i rimborsi spesa e sentasse. Quindi questo è l'approccio, questo è emblematico di un approccio seguito da chi parla di spending review, magari tagliando servizio o riducendo le dotazioni agli enti locali, ma che poi alla fine va a mantenere, a tenere ancora in piedi dei privilegi o dei diritti che, per carità, ci sono delle leggi che li ha istituiti, ma che solo la volontà parlamentare potrebbe realmente ridurre drasticamente, se tutto il Parlamento lo volesse. Ecco che quindi ho illustrato quello che è il panorama delle nostre premesse nella nostra mozione, e ricordo ancora a tutti l'unico impegno che abbiamo effettivamente voluto mettere in questa mozione. Spero che ci sia la volontà da parte della maggioranza nel voler discutere questo impegno, che non ha nulla di trascendentale. È un impegno che richiama semplicemente una norma costituzionale, tra l'altro da voi voluta e da voi approvata, cioè la legge costituzionale numero 1 del 2012, quella che ha riformato l'articolo 81, per intenderci, che noi non abbiamo mai accettato, ma che stabilisce che l'esercizio della funzione del controllo sulla finanza pubblica, con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese, nonché alla qualità e all'efficacia della spesa, debba essere prerogativa unica del Parlamento. Quindi riteniamo questo impegno in linea costituzionalmente anche con una vostra legge, ma
aprire una discussione anche concreta nelle commissioni competenti, lì dove il contributo di tutte le forze politiche possa realmente portare ad un processo continuo di revisione della spesa pubblica. Auspico veramente un voto favorevole dall'intera Aula. Grazie. Bravo. Grazie, deputato Cariello. E ora do la parola al deputato Gianni Melilla. Prego. Grazie, signora Presidente. Vorrei iniziare con una nota di ottimismo. La Camera dei Deputati, proprio oggi, in cui noi discutiamo di spending review, ha dato il buon esempio. Oggi i nostri uffici hanno risparmiato 47 milioni di euro che sono stati ridati al bilancio dello Stato. A questi 47 milioni di euro si aggiungono 50 milioni di euro di minore dotazione. Quindi noi nel 2016